Arriveranno al porto Empedoclino i quattro elementi di Empedocle, fuoco ed aria, corrispondenti alle sensazioni di caldo e freddo, ed acqua e terra che rispecchiano secco ed umido, insieme al grande filosofo. Si tratta di un lavoro a cui da tempo sta lavorando il grande scultore Greg White. Ieri pomeriggio a Porto Empedocle, da New York, è arrivato il prototipo di uno degli elementi, l'aria, sistemato provvisoriamente nel piazzale d'ingresso del porto, nei pressi della Torre Carlo V, nel punto in cui troverà definitiva collocazione l'intera opera per le prove tecniche di posizionamento e di luce che serviranno per il prosieguo e l'ultimazione del complesso artistico. Il sindaco Calogero Firetto ha ricevuto il collaboratore di Greg White, Tony Rutigliano, ed una delegazione di 12 studenti di belle arti della Columbia University di New York che stanno collaborando con il maestro alla realizzazione dell'opera. Ci stiamo rendendo conto che lui ha mandato una resina, una copia per vedere come va nell'ambiente, e adesso guardandolo questo sarà trasmesso, trasformato in bronzo, e può darsi che vedendolo adesso nell'ambiente, questo è uno dei quattro elementi che va intorno, poi ci sarà quello centrale più grosso, però questo è molto probabile che verrà fatto anche come ci giudica il direttore Castellana, che lo può anche fare un po' più grande di questo qua, almeno una volta e mezzo. Lo abbiamo voluto realizzare dentro il porto per una sorta di ripetizione di ciò che il nome emblematicamente di questa città rappresenta, Porto Empedocle, quindi il complesso monumentale di Empedocle dentro il porto, realizzato tra l'altro da uno scultore non italiano, da uno scultore americano, e anche questa è una bella operazione culturale. L'opera, che sarà collocata entro l'anno, sarà donata da Greg White, studioso ed appassionato di Empedocle, alla cittadina marinara, quale omaggio al grande filosofo agragantino.